Sono Aldo Sacchetti, nato a Roma il 4 febbraio 1921, maturità classica Nazareno di Roma, poi ufficiale di complemento in Francia. Dalla Certo. Francia, dopo l'8 settembre, ci siamo ritirati e ho raggiunto Valdieri. Potresti raccontare di nuovo di questa riunione dove bene avevi descritto questo momento importante in cui Sì, Galimberti. è semplice. Dopo una piccola breve sistemazione, Duccio mi dice: guarda, trova un posticino dove riunirci tutti quanti segretamente perché dobbiamo parlare. E allora sono andato e diciamo, era Livio Bianco, Leo Scamuzzi, Galimberti, Dino Giacosa e il sottoscritto. In quella occasione, dopo la riunione, dopo la stretta di mano generale, Dino era appartato e c'era rimasto male, era rimasto un po' crudo perché non era stato, no, non gli aveva dato nessun incarico. A me hanno confermato il comando militare. Duccio Galimberti si alza in piedi, si mette la mano sul petto e canta l'inno di Mameli, che ti confesso, io non lo conoscevo così vagamente, perché non si cantava, non aveva mai cantato né alle scuole né in altre occasioni. Però abbiamo seguito un pochettino Il motivo. il motivo di Duccio e ci siamo tutti commossi. Poi alla fine della riunione, della commemorazione dell'inno, quando abbiamo terminato di cantare, abbiamo detto a Duccio, che aveva già un contatto con Torino, era già in contatto Sì. con Torino, Sì, è vero. di proporlo al CLN perché lo facesse diventare l'inno nazionale partigiano, e quindi l'inno nazionale, praticamente l'inno Certo, nazionale. assolutamente. Mi risulta che Duccio ne parlò e il CLN acconsentì. E poi successivamente, non so in che maniera, ci fu un contatto con Parri che, quando andò al governo, lo promosse praticamente in nazionale. Ecco. E quando l'hai sentito invece cantare o suonare per la prima volta in un'occasione ufficiale, che dopo hai avuto la conferma che questo era diventato l'inno nazionale? Ma forse a Roma, durante la manifestazione del raduno partigiano che si fece voluto da Alcide De Gasperi, e in quella circostanza credo che fu suonato l'inno di Mameli. Fu la prima volta, quindi. Quindi Fu forse la prima volta, sì. quando bene o male questo si è realizzato per uno come te che era presente nel momento in cui Beh, commozione. ti Ma credo. io mi commuovo anche ancora adesso. Ti credo. Io ancora adesso, quando sento l'inno di Mameli, mi commuovo. Ma mi commuovo perché l'ho visto nascere. L'ho tenuto a battesimo, l'ho tenuto. E ti riviene in mente quella sera, cos'era, un mattino, un Tutto, pomeriggio, tutto. in quella baita? Guarda, in questo momento io vedo Duccio Galimberti impietrato, un po' enfatico, diciamo. Non era da lui. Ma questo imponente, era un uomo imponente, erano con la mano, fratelli, e tutti quanti insieme si alzarono, Livio Bianco, Leo Scamuzzi, e si alzarono in piedi anche loro, e anche io, ovviamente anche Dino era appartato, ma comunque si alzò anche lui in piedi e cantò, e cantammo insieme. E alla fine eravamo tutti come, ci siamo abbracciati, e poi abbiamo detto: Duccio, senti, fai una cosa, a Torino. Non so se chi gliel'ha detto, forse Livio l'ha detto, Duccio, era a Torino proporlo come inno nazionale, comunque è l'inno nostro, però proporlo come inno nazionale perché ne merita l'occasione, è giusto che sia così. Questa è una pagina di storia importante, Sì, questa. che però non è compresa, perché non è conosciuta, bisogna divulgare, io ci tengo molto a questo fatto qua, io vorrei Va morire sapendo che si sa, che si sappia che quello che è successo con quelli. sì. Quindi lì è un posto, se è Bene, anche io allora importante. faccio da...
così portavoce, come sindaco di Morozzo. Mi chiamo Mauro Fissore, sono qui con Aldo Sacchetti, che è stato testimone, come ha raccontato bene lui, di quel momento storico in cui si è deciso, nell'ambito di questo nucleo di comandanti delle bande partigiane che hanno operato in provincia di Cuneo, grazie a Duccio Galimberti, all'avvocato Galimberti, che è stato il promotore di questa iniziativa, di portare avanti come inno nazionale il Fratelli d'Italia, cioè l'inno di Mameli, così conosciuto in seguito. E quindi sarebbe un orgoglio per noi piemontesi, ma anche per un romano come Aldo, che ha portato questa testimonianza unica, perché è rimasto solo lui. Che ha per cittadinanza Fossano e quindi la provincia di Cuneo. Bravo. E che ci ha illustrato questo momento storico importantissimo, del quale noi adesso ci facciamo pieno carico e pensiamo e speriamo, grazie al suo aiuto, Presidente Boldrini, di raggiungere questo agognato obiettivo prima che Aldo festeggi 100 anni, diciamo. No, prima che Aldo se ne vada. No. Tu mi sa che sei ancora bello sveglio, sai? Bene, la ringraziamo di tutto cuore per la disponibilità e la sensibilità. Grazie. Grazie mille. Grazie, Presidente. Grazie a te, Aldo, sei tutto stato a posto. Perfetto. Speciale. Senti, sono la commozione adesso, canto l'inno di Mameli, marcio in piedi. Perché no? Lo possiamo anche fare se vuoi. Grazie mille. Ben bene. No, Aldo, fate su un cunese a Roma.